Buongiorno, io mi chiamo Martina Settineri, ho 16 anni, frequento il liceo classico Garibaldi di Palermo. Volevo farle una domanda in merito al fatto, in merito a ciò che ha fatto, e in particolare volevo chiederle se è stato difficile in quanto donna, ma non solo, affermarsi nel suo campo e diffondere le sue idee. Beh, diciamo che il percorso per l'imprenditoria e quindi per affermarsi, io sono nel mondo della moda, ma sono anche un po' nel mondo della produzione industriale in qualche misura, è un percorso lungo che è fatto soprattutto di conoscenza, quindi di conoscere quello di cui si parla, essere credibili e riuscire a portare avanti le proprie idee passa da questo. Quindi è stato un percorso ancora una volta lungo, che però è stato possibile. Quindi non credo che sia stato più o meno possibile perché io sono una ragazza o perché lo è la mia socia. Quello che lo ha reso più lungo o che ci avrebbe potuto rendere la strada più corta, sarebbe stato avere un team di persone competenti, completo. Buongiorno, io mi chiamo Sofia Purpuro, ho 16 anni, anch'io vivo a Palermo e frequento il liceo classico Garibaldi. La mia domanda riguarda invece quale fosse il tuo obiettivo iniziale e se sei riuscita a raggiungerlo e qual è oggi, quindi quali sono le tue prospettive future? L'obiettivo che ho sempre avuto è stato quello di contribuire affinché il mondo fosse un posto migliore. Sembra un po' esagerato, però mi sono unita a questo progetto e poi l'ho portato avanti perché sono davvero convinta che possa fare la differenza per l'ambiente e per le persone. È l'obiettivo che mi sono data nel momento in cui invece è diventata un'azienda e quindi ha cambiato, diciamo, forma e soprattutto negli ultimi anni in cui sono diventata io l'amministratore, quindi sono cambiate le responsabilità. All'inizio mi occupavo più che altro di comunicazione, è quello di continuare a essere fedeli ai nostri valori, quindi a fare un prodotto sostenibile. Ma soprattutto quello di fare rete, quindi quello di lavorare con tutti gli altri che stanno facendo progetti sulla sostenibilità nella moda, soprattutto nei materiali, e lavorare insieme, non come competitor, affinché tutta l'industria della moda diventi più sostenibile.